Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto a Matteo Aldamonte, ciao. Ciao, ciao a tutti. Matteo, reduce dalle fatiche degli europei, dolce fatiche perché partite di grandissimo livello tecnico ma anche agonistico, insomma stiamo apprezzando insomma il meglio della pallamano internazionale sui Eleven Sport in questi giorni. Poi ci sarà la chicca finale delle semifinali, delle finali su Sky Sport, ne parleremo poi con calma. Un saluto al nostro ospite di giornata che è Alessandro Trafino, tecnico del Comersano, campione d'Italia. Ciao Tara. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ecco, anche tu immagino insomma acrobazie tra gli allenamenti del tuo Comersano e la visione delle partite. Sì, sì, stiamo seguendo tutti questi europei che sono veramente avvincenti e quindi sì, siamo alla parte finale, la parte più bella direi. Assolutamente sì, poi ne parleremo nella seconda parte. Intanto in apertura massimo campionato che ha ripreso, riacceso i motori dopo la lunga parentesi data sia dalle festività natalizie che dagli impegni della nazionale. Matteo, si è tornati in campo nel fine settimana, in particolare le prime della classe hanno tutte vinto. Ha vinto la Junior Raffasano che ha battuto agevolmente il Secchia Rubiera in casa, ha vinto Sassari che subito segue e ha vinto anche il Comersano che ha trovato due punti molto importanti sul difficile campo dell'Alperia Merano e ha momentaneamente superato il Pressano al terzo posto, Pressano che però aveva la sua gara rinviata a causa del Covid. Vediamo il servizio. Ultimo sabato prima delle finals di Coppa Italia per la Serie A Beretta, il che per gli uomini vuol dire quindicesima giornata di regular season e secondo turno del 2022. C'è già un'eredità da raccogliere, è quella del fine settimana scorso dove Junior Fasano, Raimond Sassari e Conversano hanno tutte confermato il trend che ne aveva caratterizzato il girone di andata. Tutti hanno vinto senza perciò mutare gli equilibri di classifica. A Fasano ha debuttato il neo arrivato Riccardo Stabellini, 5 reti per rappresentarsi alla caloroso pubblico biancazzurro e per entrare nei meccanismi di gioco. Sulla carta prossimo impegno abbordabile per la capolista attesa dalla trasferta a Carpi per il secondo match consecutivo dal sapore emiliano dopo il 29-19 alla Secchia Rubiera. Prove generali di Final Eight anche per Conversano attesa alla Pala San Giacomo dalla sfida contro la Team Network Albatro. Bene i campioni d'Italia nella delicata trasferta di Merano terminata con la finale di 29-24 dopo un secondo tempo giocato in crescendo. Siracusa invece è caduta contro Bressanone e continua a dividere con Rubiera l'ultima piazza. Pronostico sulla carta chiuso, ma naturalmente è tutto da vedere. Sette reti di Stefano Arcieri avevano trascinato Bressanone alla vittoria alla Palatacca di Cassano Magnago il 18 settembre scorso. Era la seconda giornata. Da allora gli altoatesini hanno vinto in altre sei occasioni. Gli otto successi valgono il quinto posto, punto di partenza dalla quale iniziare sabato nel match di Via del Laghetto proprio contro gli Amaranto Lombardi. Ritrovano il campo Pressano e Appiano una contro l'altra dopo i rispettivi rinvii della settimana scorsa. Per entrambe saranno 60 minuti importanti per la classifica e per ritrovare il ritmo gara in vista della partenza per Salso Maggiore. La graduatoria chiama in causa in particolare i trentini di Alessandro Fusina, superati momentaneamente da Conversano al terzo posto. Completa il programma Secchia Rubiera Alperia Merano, mentre è rinviata Trieste Bolzano a causa dei casi di positività al Covid-19 nelle fila dei bolzanini. Ed allora procediamo con ordine, partendo proprio dalla vetta della classifica. Alessandro, Fasano che ormai insomma non può più nascondersi, partito come outsider grazie al finale brillante dello scorso campionato, insomma campionato ormai a buon punto, credo che anche in considerazione degli ultimi ingaggi, quello di Stabellini in modo particolare, Fasano abbia gettato definitivamente la maschera. Sì, Fasano è partita molto bene, sta facendo un gran campionato, e sta confermando anche questo trend nel girone di ritorno, con la prima partita del girone di ritorno, quindi con il rinforzo di Stabellini ha aggiunto un ulteriore tassello, un'ulteriore bocca di fuoco, e quindi sì, loro sono sicuramente in questo momento una squadra in forma da battere, però è ancora lungo il campionato, ci sono tante contendenti ancora.
Come vedi appunto Fasano, Sassari e Bressanone, che sono le tre squadre delle cinque, diciamo, che ruotano attorno alle prime quattro posizioni, quelle dei playoff, che si sono rinforzate? Perché abbiamo detto di Stabellini, ma Sassari ha preso questo Cherubin Tabanghe, che insomma sembra un giocatore interessante. A Bressanone, sul ruolo di ala sinistra, ormai hanno l'imbarazzo della scelta, perché hanno le due ali della nazionale, sia Arcieri che Dapiran. Sassari e Bressanone le vedo molto bene dall'inizio, hanno allestito una squadra molto competitiva, adesso hanno aggiunto ulteriori tasselli importanti. Loro veramente sono squadre tra le favorite. Penso che il Fasano sia la vera, ecco, sorpresa, credo, di questo campionato, perché nessuno la dava come una squadra così, no? Come in forma, certo. In grado di arrivare prima al girone d'andata e anche di confermare questo trend. Quindi sì, penso che la vera sorpresa sia Fasano. Ecco, Tara, ci aiuti anche un po' a decifrare il campionato del Conversano, perché siete partiti benissimo, come è dimostrato anche in Supercoppa, solo per fare un esempio e ricordare uno dei tanti titoli che avete conquistato nell'ultimo anno e mezzo. Poi avete avuto qualche intoppo. Quanto pensi abbia influito la competizione internazionale, con partite ovviamente insomma rinviate, slittate di qualche settimana, oltre poi ai classici contagi? Però mi pare che questo sia un problema che accomuna un po' tutte. È come se non avesse mai trovato, sì, poi avesse perso un po' quel ritmo di inizio stagione, almeno questa è la sensazione. Sì, abbiamo fatto un girone d'andata un po' discontinuo, non abbiamo trovato la giusta linea da seguire. Un po' può aver inciso anche la Coppa, gli sforzi di Coppa. Sicuramente abbiamo avuto quattro partite in più, molto, molto importanti, molto sentite, però non può essere una giustificazione. Abbiamo allestito una buona squadra, è vero anche che abbiamo perso qualche partita di un punto, un paio pareggiate anche, e quindi sono tutti punti che non ci ritroviamo alla fine nel nostro computo, però adesso contiamo di riprenderci nel girone di ritorno. Abbiamo lavorato bene per cercare di rimediare ai nostri errori, alle cose che mancavano. Il gruppo mi sembra abbastanza solido, abbastanza omogeneo, compatto. Sono fiducioso per la seconda parte. Nel mezzo c'è la Coppa Italia, 5 squadre su 8 hanno le carte in regola per vincerla, altre 3, e il Cassano Magnago ce l'ha dimostrato l'anno scorso, possono arrivare chissà dove, perché lì poi in 4 giorni con le gare a eliminazione diretta può succedere di tutto. Chiaramente può influire anche la Coppa Italia poi nel cammino verso i playoff, da un punto di vista soprattutto mentale. Sì, può incidere sicuramente, uno sforzo notevole, soprattutto per chi arriva in fondo. La Coppa Italia, bene, per esempio, l'anno scorso. Sì, a noi ha fatto bene, sì, ci ha dato ulteriore carico, ulteriore motivazione, ma ogni anno è differente, e anche quest'anno è un'incognita. Capire le squadre favorite alla Coppa Italia è veramente difficile, e anche di conseguenza dopo per il proseguo del campionato, perché veramente gli equilibri sono sottili tra una squadra e l'altra. Tutti possono vincere con tutti. Certo che insomma la proiezione di una semifinale Fasano-Conversano, se Fasano e Conversano dovessero rispettare i rispettivi pronostici nella giornata dedicata ai quarti, è veramente insomma un antipasto molto gradevole di quello che poi potrà succedere a fine stagione, a fine campionato. Che ne dici, Tara? Ma provo a non pensarci, provo a pensare una partita per volta. È chiaro che il derby contro il Fasano è sempre molto stimolante, molto sentito, quindi questo dovremmo farci conti prima o poi. Allora, diamo uno sguardo, Matteo, alla classifica, così Alessandro, oltre a dare uno sguardo d'insieme alle prime posizioni, ci aiuta a decifrare anche
molto bene questo equilibrio che regna nella pancia della classifica, se vogliamo. Esattamente, la stiamo vedendo in questo momento. La Junior Fasano, dopo la vittoria, si è confermata sola in testa con 23 punti, seguita da Raimon Sassari. Dicevamo di Conversano, che in questo momento ha superato Pressano, che però dovrà recuperare la gara contro il Bolzano. Poi Bressanone, Alperia Merano, Bolzano, che sono appaiate a 12 punti. Nel mezzo c'è davvero grande equilibrio. Ricordiamo che è apertissima anche la lotta poi per uscire un po' dalle sabbie mobili dei play-out, anche se la classifica lì si sta in qualche modo spaccando. Ricordiamo che poi i play-out chiamano in causa quattro squadre, quindi Cassano Magnago, Trieste, Appiano sono tutte lì, devono stare attente. Più difficile la vedo uscire da quella situazione per Albatro e Secchia Rubiera. Albatro, che peraltro sarà prossimo avversario della Conversano, è una squadra che deve far punti e da questo punto di vista va tenuta e va rispettata in maniera particolare, no? Proprio in questa fase della stagione, dove forse la tua squadra, Alessandro, correggimi se sbaglio, forse ha già la testa rivolta a Salso Maggiore. È un'insidia nell'insidia questa. Sì, sicuramente sono tutte insidiose le squadre del campionato, anche se la classifica vediamo che è un po' spettata, diciamo, in due, ma è comunque difficile fare punti contro tutte le squadre, anche quelle più indietro in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cerchiamo conferme, cerchiamo continuità e quindi dobbiamo pensare alla nostra prestazione e come poi affrontare tutte le partite. Prossimo turno, Matteo. Vediamolo in grafica, abbiamo già detto di Conversano che affronterà, come detto, il Team Network Albatro, poi Secchia Rubiera, Alperia Merano, Carpi e Junior Fasano. Fasano che dunque è al secondo impegno di stampo emiliano, se vogliamo, dopo quello casalingo contro il Secchia Rubiera. Bressanone, Cassano Magnago, partita interessante, è il derby del Trentino Alto Adige, uno dei tanti del nostro campionato della Serie A Beretta, Pressano, Spare Repan. Perfetto. Alessandro, visto che insomma, si sta già votando, lo avete fatto voi, tecnici lo hanno fatto, lo stanno facendo, e da questo punto di vista riscontriamo, no, Matteo, una larghissima partecipazione di appassionati. Ecco, non voglio chiederti qual è il miglior giocatore del campionato, ma qual è secondo te la sorpresa? Il giocatore italiano, possibilmente, che in questo periodo ha fatto, a tuo avviso, hai le competenze tecniche per poterlo stabilire, il maggior progresso? Ma noi fino adesso in questo momento non abbiamo mai menzionato il Pressano, che anche loro, devo dire, stanno facendo un grande campionato e possono essere veramente una mina vagante. Riflettori spenti il Pressano, sì. Questo sì, può giocare anche un ruolo importante per una squadra che è sotto sotto, poi alla fine è lì tra le prime e ha dimostrato di poter battere anche le squadre un po' più blasonate, diciamo così, più favorite. E quindi ti voglio menzionare proprio qualche giovane del Pressano che si è messo particolarmente in luce e che sta facendo un grande campionato anche grazie ai propri giovani, e i due della nazionale, Padanelli e Sontacchi sicuramente tra tutti, ma anche tutti gli altri ragazzi del Pressano che veramente sta dimostrando di fare un ottimo lavoro anche col settore giovanile. Bene, assolutamente, indicazioni queste che mi pare accomunino un po' tutti, no? Perché Fadanelli sì, erano nei primi tre. Volevo fare velocemente ad Alessandro una domanda su uno dei suoi giocatori che è rientrato all'interno dei FIGIAC Awards, è candidato, si voterà domani per i migliori italiani della Serie A Beretta, ed è Demis Radovicic, perché ho letto un'intervista in settimana sull'Edicola del Sud, un quotidiano regionale che esce, insomma, che esce il mattino in Puglia, dove Demis Radovicic ha speso parole al miele per Alessandro Tarafino, veramente belle parole, ti ha definito, credo, il miglior allenatore sulla piazza in questo momento del campionato. Vi siete un po' trovati, tu e Demis, avete giocato insieme, avete vinto insieme, poi quando lui è tornato a giocare a Conversano, a mio avviso è in qualche modo rinato come giocatore, e per te è stato fondamentale, permettimi, averlo in rosa, perché insomma i primi titoli del Conversano con Tarafino allenatore sono arrivati dopo tante finali scudetto con Radovicic in campo. Sì, sì, Demis non lo scopriamo noi, sono quei giocatori che alla fine ti fanno vincere le partite importanti, perché hanno il talento, la classe per poter chiudere le partite nei momenti decisivi. Come ci sono anche altri giocatori nella mia squadra, adesso non voglio fare dei torti a nessuno, ma sicuramente ne ho altri di giocatori importanti. Ademis ha dimostrato nel tempo anche di poterlo
di poterlo confermare, ecco, ogni anno. E quindi ti prendi le belle parole e ti fa piacere, dai, finché si continua a vincere va bene. Sì, no, c'è grande rispetto, certo, per reciproco, ovviamente, lo conosco da molto tempo, l'ho avuto come compagno di squadra anche, quindi ci conosciamo già da molto tempo, sappiamo tutte e due come prenderci, come lavorare insieme, questo può fare solo che bene. E questo ha sicuramente aiutato, questa conoscenza pregressa, credo che abbia anche agevolato il rapporto diverso allenatore-giocatore. Grazie. Grazie Alessandro Tarafino, in bocca al lupo al Conversano per il prossimo impegno, quello che vi attende nella giornata di sabato. Noi ci ritroveremo a Salso Maggiore. Grazie, a presto. Ciao, grazie a voi. In corso di svolgimento, tra molte difficoltà, qualche difficoltà suppletiva rispetto alla Serie A Beretta maschile, anche per quanto riguarda la Serie A femminile, Matteo. Per la seconda settimana consecutiva si sono giocate solamente 3 partite su 6, due risultati probabilmente più importanti sono intanto la prima vittoria sul campo delle Guerriere Malo, che hanno battuto il Mezzocorona di Misura nel match salvezza, e poi tra le squadre che andranno in Coppa Italia forse quella che ha più continuità in qualche modo di gioco è la Libes Espresso Mestrino, che trova un'altra vittoria che le permette di restare nelle posizioni nobili della classifica. Vediamo il servizio. La Serie A Beretta femminile procede ancora al piccolo trotto. Per la seconda settimana consecutiva dall'inizio del girone di ritorno, infatti, il calendario ha proposto appena 3 partite su 6, colpa del Covid che ha costretto ai box molte delle protagoniste della classifica. Tra queste c'è la capolista Brixen Sciu Tirolo, costretta a rinviare anche l'impegno del prossimo 29 gennaio contro Cassano Magnago. Le altre tesine arriveranno alle finals di Coppa Italia di fatto senza avere giocato gare di campionato, mentre l'ultimo confronto ufficiale è quello di inizio gennaio in European Cup contro il Galicianca. Si rivede invece la Iomi Salerno in trasferta sabato sul campo della Casa al Grande Padana. Anche le emiliane non sono scese in campo sabato scorso, si affrontano perciò due squadre che cercheranno di ritrovare il ritmo gara. Salerno ha in più la motivazione di chi deve dividere il secondo posto con la Libest Espresso Mestrino, brava a vincere e soffrire nel 21-20 ottenuto sabato sul campo del Cassano Magnago. A proposito, ora le mestrinesi sono attese dal delicato derby contro Padova, uscita intanto con la morale a 1000 dopo il 30-29 del Palafarfalle a spese della C Lifestyle Erice. Alle trapanesi non bastano le 15 reti di Savic Amirkiki. Vittoria che fa morale anche per le Guerriere Malo, 28-27 nello scontro salvezza con Mezzocorona. Le trentine ora affrontano Erice in Sicilia, mentre per le vicentine match molto complesso in casa della Cassa Rurale Pontinia. Anche le laziali non possono permettersi di rallentare per tenere il passo del treno playoff. Le 70 reti fin qui accumulate dalla terzino bulgaro Mari Tomova sono il punto di partenza dell'Ariosto Ferrara nel match del Palaboschetto contro l'Eno. Per entrambe l'obiettivo è scacciare via il prima possibile il rischio play-out. Facevamo riferimento, lo faceva Matteo in precedenza, alla vittoria importante del Malo ai danni del Mezzocorona. Malo che ritorna a sperare e Mezzocorona che perde probabilmente un'occasione importante, calendario alla mano. Al termine della partita abbiamo raccolto, lo ha fatto l'ufficio stampa del Club Veneto, le impressioni di Pozzer e del tecnico Sonia Giovannini. Questo paga tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi e che continueremo a fare, e ci dà uno stimolo in più, quindi siamo contentissimi per la vittoria che aspettavamo da veramente troppo tempo. Partita che però è stata vissuta per molto tempo in svantaggio, Mezzocorona comunque ha dimostrato di essere un avversario ostico, voi però siete sempre rimaste agganciate e in altre occasioni magari vi sarebbe anche scivolata questa partita, oggi però era troppo importante, troppo alta la posta in palio per lasciarvela scivolare e l'avete ribaltata ottimamente nel finale. Siamo state sempre sotto, complice anche i tantissimi tiri sbagliati di 6 metri. Diciamo che al momento giusto abbiamo diminuito l'errore e siamo riuscite a pareggiarla e andare sopra nel finale. Non abbiamo mollato questa partita, è vero, mentalmente non abbiamo mollato, seppur i tanti errori che comunque continueremo a lavorare per questo, però questa partita a differenza delle altre non abbiamo mai mollato, ci credevamo. Sicuramente noi siamo leggermente svantaggiate rispetto a Malo, loro hanno già provato l'anno scorso l'emozione della 1. Noi ce l'abbiamo quest'anno con ragazze giovani su entrambi i campi, perché anche Malo è un settore molto giovane. Cerchiamo di andare avanti, abbiamo della nostra ragazza straniera, ma ha 21 anni anche lei,
perciò cerchiamo di lavorare e è l'unica, fare il passo proprio a livello mentale sul fatto che siamo in A1 e non devo aver paura di allenarmi e giocare in A1. Quello lo impareremo strada facendo, spero. Poi dobbiamo sempre lottare fino all'ultimo secondo per salvezza, come hai detto. Intervista realizzata dal collega Alberto Braioni. Abbiamo il quadro della giornata partendo dalla classifica. Vediamola insieme, classifica che naturalmente è condizionata dalle tante gare da recuperare. Ricordiamo che nelle ultime due settimane non sono scese in campo nel Brixen Sud Tirol, nella IOMI Salerno. Mestrino ha avuto perciò la possibilità di agganciare il secondo posto, ma questo con ancora 120 minuti da recuperare proprio per Salerno. A seguire la Cassa Rurale Pontina, che chiude l'elenco delle prime quattro squadre, le quattro squadre che andranno ai playoff, e sotto invece le Guerriere Malo, grazie a questa vittoria, raggiungono proprio il mezzocorona in classifica. Si torna in campo nel prossimo fine settimana, allora possiamo andare a vedere sempre in grafica le sfide che ci aspettano in questo weekend. Non giocherà nuovamente il Brixen Sud Tirol, lo dicevamo anche nel servizio, Bressanone arriverà alla Coppa Italia senza aver giocato partite di campionato. Si giocano invece tutte le altre gare: Cassa Rurale Pontina Guerriere Malo, Ariosto Ferrara Leno, Erice che affronta in casa il Mezzocorona, Casalgrande Padana che invece riceve al Palacheo per la IOMI Salerno, e a chiudere il programma il derby veneto, il derby di Padova tra l'Ibest Espresso Mestrino e Cellini Padova. Segnali di normalità importanti da cogliere proprio alla vigilia delle finals di Coppa Italia. Ora ci fermiamo, alcuni istanti di pausa. Nella seconda parte una graditissima sorpresa, e parleremo di una partnership molto importante siglata tra la Federazione Italiana Gioco Handball ed una azienda di primo piano nel campo dell'impiantistica sportiva. Tra poco i dettagli. Seconda parte di Handball Mania, come anticipato, una gradita presenza nei nostri studi, quella di Gabriele Perrone, CEO della Ennova, azienda leader nel settore appunto dell'impiantistica sportiva, che ha siglato proprio con la FIGH un'importante partnership, una partnership, Gabriele, che di fatto si rinnova nel tempo, perché insomma l'attrezzo principale, ovvero il parquet, il terreno di gioco, il Taraflex, è nel vostro core business, e da questo punto di vista con la FIGH immagino abbiate trovato una perfetta sintonia. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie Marcello per l'invito. Effettivamente siamo felici di aver rinnovato con la federazione questo accordo che prosegue nella progettualità che ci siamo dati negli anni scorsi nel poter garantire alla federazione degli altissimi standard in termini di qualità della pavimentazione sportiva che forniamo, che il Tarflex, essendo questo il pavimento ufficiale della pallamano, ma anche a livello di standard di servizio, di installazione, di preparazione del campo per gli eventi, sicuramente avendo raggiunto questo accordo riusciamo a garantire i massimi livelli di qualità e di prestazione. Assolutamente, intanto vediamo nelle immagini proprio la firma dell'accordo avvenuto in federazione. Da questo punto di vista Ennova garantirà alla Federazione Italiana Gioco Handball l'assistenza, l'impianto per tutte le gare ufficiali, quelle sia delle squadre nazionali che degli impegni organizzati direttamente dalla FIGH. Esattamente, noi andremo a fornire la pavimentazione ufficiale, che è il Taraflex, andandoci anche ad occupare della parte della preparazione, dell'installazione della pavimentazione nelle varie location che la federazione ci andrà ad indicare quando organizzerà i suoi eventi, sia per le nazionali che eventi anche nazionali, quale per esempio quello di Salso Maggiore. Assolutamente, poi ne parleremo perché benissimo, c'è qualche piacevolissima sorpresa a Salso Maggiore. Stiamo vedendo intanto alcune delle immagini che riguardano la presenza di Ennova sulle maglie azzurre, il lavoro che è stato fatto all'interno della Casa della Pallamano, il Centro Tecnico Federale, che è un po' il fiore all'occhiello dell'attività della federazione. Al tempo stesso,
questa partnership riguarda già da vicino la federazione e i suoi eventi, si sta lavorando però per lavorare e per estendere il tutto anche con i club della pallamano italiana. Assolutamente, il nostro obiettivo sin dall'inizio è stato quello di cercare di creare le migliori condizioni per diffondere la cultura del buon pavimento sportivo. Il buon pavimento sportivo perché? Perché il pavimento ormai è diventato un vero e proprio attrezzo sportivo, alla stessa stregua delle maglie, delle scarpe, del pallone. Questo significa per chi pratica... Migliora le performance, ma soprattutto tutela articolazioni, legamenti degli atleti, quindi questo significa maggiore longevità dell'attività sportiva, con una capacità migliore di elevare la propria prestazione, di allungarla, ma soprattutto di tutelare la propria fisicità, che permette appunto di esprimersi in una tempistica più lunga nel tempo. E a chi dice che sostituire un pavimento sportivo costa troppo per un club, parliamo in questo caso di pallamano, una ditta, un'azienda leader come Nova, cosa risponde? Ma, anche in relazione a quelli che sono i discorsi che immagino stiate sviluppando con la FIGH. Assolutamente. Diciamo, Marcello, qui dovrei spoilerare qualcosa, okay, un progetto quello che si può fare. Quello che si può fare, facciamo quello che si può fare. Nel senso che l'idea, nel prossimo futuro sicuramente saremo impegnati ad un rinnovamento, un rifacimento di un'impiantistica sportiva in Italia che è veramente, diciamo, necessita di una capacità di essere rimodulata. In questa rimodulazione dell'impianto, che riguarderà anche la pavimentazione sportiva, io credo che il PNRR sarà di fondamentale importanza. E partendo da questi presupposti, noi stiamo lavorando con la federazione affinché cercheremo di creare le migliori condizioni, la federazione finanziaria ed è nuova dal punto di vista delle soluzioni, per permettere a diversi livelli la possibilità di rimodulare, di cambiare, di rinnovare la pavimentazione sportiva, garantendo degli standard di qualità, di prestazione, di performance elevati. Good news queste per la pallamano. Assolutamente italiana. Sì. Insomma, provato in qualche modo a tirar fuori qualcosa, insomma, non hai spoilerato del tutto, però hai lanciato un input che credo interessante, sul quale poi si lavorerà con la Federazione Italiana Gioco Handball. Intanto parlavamo di Salso Maggiore, ci sarà la presenza di Ennova, perché mi pare che già dalla prossima settimana, dall'inizio della prossima settimana, il vostro team sarà al lavoro proprio per l'installazione del pavimento, no? Assolutamente sì, questo vi permette di comunicare in maniera ufficiale, insomma, la creazione di un team eventi specializzato, professionale, per poter garantire i massimi livelli di qualità di installazione. Abbiamo programmato l'installazione della pavimentazione per lunedì 31 gennaio, il pavimento arriverà lunedì mattina e lunedì sera sarà già pronto per essere utilizzato. I colori? I colori sono quelli della federazione, quindi l'azzurro chiaro e il bordo blu scuro. Insomma, anche anticipato un po' qualcosa relativamente alla... Diciamo che ci sono pochi dubbi sulla nostra immagine. Sui colori scelti. Ecco Matteo, in questi giorni insomma l'adrenalina sale, vista dell'appuntamento di Salso Maggiore, e ne parlavamo anche in presenza con Alessandro Tarafino, si è scatenata veramente una corsa all'ultimo voto, e questo è un periodo particolare per le votazioni, quindi andiamoci cauti per eleggere i migliori della pallamano italiana. Per noi è una cosa che si fa tutti gli anni, non ogni sette però, diciamo, si tratta naturalmente dei FIGH Awards, ovvero i premi per i giocatori che si sono contraddistinti in particolare nell'anno solare, quindi nel 2021. I voti sono espressi prima dagli allenatori del campionato di Serie A Beretta maschile e femminile per le rispettive serie, per le rispettive categorie, riguardano più categorie di appartenenza, vediamo la grafica così capiamo anche quali sono, poi i giocatori candidati che sono tre per ciascuna categoria. Quest'anno c'è una novità, nel senso che abbiamo avuto degli ex aequo in alcune categorie, quindi si è deciso anche di far scegliere ai fans, ai tifosi della pallamano italiana, tra quattro giocatori in determinate categorie. Si è iniziato a votare lunedì scorso, una categoria al giorno, prima i migliori giovani, poi i migliori stranieri, successivamente i migliori portieri del campionato Serie A Beretta. Oggi tocca ai migliori italiani del campionato di casa della Serie A Beretta, appunto, e domani i migliori italiani assoluti, quindi con la possibilità anche di votare giocatori all'estero. Ricordo per esempio che l'anno scorso ha vinto Domenico Ebner nella categoria maschile. Assolutamente, premi che saranno poi consegnati direttamente al Salso Maggiore Terme, ai vincitori. E ritornando al discorso con Ennova, le due finali, i final maschile e femminile, insomma, avranno anche
da questo punto di vista una presenza attiva di Ennova, che ha inteso, intenderà premiare l'MVP delle due finali con un premio proprio immaginato, creato, ideato proprio da Ennova. Sì, in effetti abbiamo cercato di immaginare quello che potesse essere, insomma, una rappresentazione di un MVP che potesse in un certo senso essere associata anche al gioco della pallamano. Abbiamo giocato con il nostro marchio, la nostra E, che è diventata la palla da utilizzare, quindi è un premio anche particolare, speriamo che possa essere apprezzato dai ragazzi. Assolutamente, MVP che sarà appunto offerto da Ennova. Parliamo di Salso Maggiore perché è già partita la macchina dell'organizzazione, non soltanto dell'evento, dicevamo appunto dell'installazione del pavimento nella giornata di lunedì, ma anche dal punto di vista logistico, squadre e biglietterie per i fans. Da lunedì scorso è aperta la prevendita sia online che nei punti vendita Viva Ticket. Stiamo vedendo la grafica con la news sul nostro sito federale, dove abbiamo annunciato le fasce di prezzo e le giornate, chiaramente come saranno suddivise. I biglietti sono per coppia di partite in ciascuna delle giornate di gara, con la possibilità appunto di entrare sia per quanto riguarda i quarti di finale che poi semifinali e il final day, sempre ovviamente, questo lo ricordiamo, nel rispetto delle normative anti-Covid e con una capienza purtroppo ridotta, ma sempre meglio degli spalti vuoti dell'anno scorso. Taraflex, Gelfloor, che sono anche i pavimenti ufficiali dei campionati europei di pallamano in corso di svolgimento e che stanno regalando non poche sorprese, ma anche uno spettacolo di assoluto livello. Credo una delle manifestazioni di livello internazionale di maggiore spettacolo rispetto a quelle viste negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, probabilmente davvero partite di altissimo livello, pallamano che ha raggiunto un livello di velocità veramente impressionante. Vediamo il servizio perché ci aspettano le semifinali. Ci sono i campioni olimpici della Francia, quelli mondiali della Danimarca e quelli europei della Spagna nel tabellone delle semifinali degli europei. Poi ci sarebbe anche la Svezia, finalista ai mondiali dello scorso anno in Egitto, ma un argento iridato rischia quasi di sfigurare davanti alle 3 squadre che hanno dominato la storia recente della pallamano internazionale. A Euro 2022 in Ungheria e Slovacchia, insomma, è arrivato il meglio assoluto, non in senso figurato, ma mai come questa volta in senso del tutto letterale. La Spagna e la Danimarca, una contro l'altra, in una sfida che si preannuncia epica, hanno fin qui confermato la loro forza nonostante i momenti diversi. I danesi possono contare sul nucleo storico guidato da Mikkel Hansen e Niklas Landin, a cui si sono affiancati in modo brillante il pivot Magnus Saugstrup e il mancino Mattias Gitzel, uno da 35 gol su 36 tiri. Gli spagnoli di Jordi Ribera sono arrivati con ben 6 esordienti in rosa. Il miglior marcatore è il terzino Agustín Casado, uno che ha debuttato in nazionale lo scorso 21 marzo a 24 anni. Nell'altra parte del tabellone ci saranno la Francia e la Svezia. I transalpini, campioni olimpici colpiti dalla Covid, che tra gli altri ha messo fuori causa anche il tecnico Guillaume Zil, dopo la sconfitta contro l'Islanda del 22 gennaio erano costretti a fare punti contro la Danimarca. Sotto fino al 56esimo Karabatic e compagni sono riusciti a passare sul 30-29, eliminando nel contempo proprio gli islandesi dalla corsa alle semifinali. Ancora più rocambolesco il passaggio del turno della Svezia. Contro la Danimarca era un dentro fuori che la squadra allenata da Christian Berg ha dominato per larghissimi tratti. Dal 53esimo in poi, dal 23-19 di Sagosen in avanti, la Norvegia sparisce dal campo. La Svezia piazza un 5-0 e con Krins dai 7 metri fa esplodere la festa. Ora sfiderà i francesi come nella finale europea del 2018 in Croazia. Doppio appuntamento il 28 gennaio, finalissima il 30 gennaio. Tutto in diretta su Sky Sport Action, canale 206 della piattaforma Sky. Showtime e buon divertimento. Partite bellissime, altissima intensità, grande velocità. Ecco, quanto sta in qualche modo contribuendo ad alzare il livello tecnico performante della pallamano moderna una superficie come il Taraflex e il Gelfloor, di cui insomma dicevamo in precedenza sponsor ufficiale della manifestazione degli Euro. Ma come dicevo prima, la pavimentazione sportiva è ormai diventato un attrezzo sportivo. La consapevolezza da parte dei giocatori di poter correre in maniera, senza il pensiero di poter essere condizionati dal pavimento, perché hanno la consapevolezza di correre su un pavimento sicuro e cadere su una pavimentazione che li protegge, certamente questo aiuta ad elevare lo standard e la qualità anche delle prestazioni dei giocatori stessi. Da questo punto di vista si è fatto notevolmente un passo in avanti negli ultimi anni e si deve a questo probabilmente anche al miglioramento proprio
della pavimentazione e anche delle performance di un livello tecnico e atletico di livello superiore. Se posso aggiungere, sì, c'è una maggiore consapevolezza in questi ultimi anni della pavimentazione sportiva, di quanto c'è questo elemento attenzione sia importante per lo svolgimento di un'attività sportiva, nello specifico la pallamano, ma a diversi livelli, direi a tutti i livelli, sia quelli giovanili che quelli professionali, cioè il tutelare articolazioni, legamenti e creare anche una situazione di pavimento condiviso che è sicuro anche da altri punti di vista, cioè antibatterico, antivirale, questo certamente aiuta ad praticare, diciamo, lo sport con spensieratezza e con grande concentrazione su quello che si fa, senza tenere presente, insomma, di altri condizionamenti che possono creare del disagio. Adesso questa traccia che ci auguriamo che Nova e FIGH possano, insomma, proseguire questo percorso di recente inaugurato. Allora Matteo, siamo in conclusione, dobbiamo dare alcune coordinate perché oltre al campionato italiano sui leve sport, Serie A Beretta maschile e femminile, ci sono alcuni appuntamenti internazionali da non perdere. C'è una città che sarà simbolo in questo fine settimana, che è Budapest, la capitale ungherese, dove si giocano le semifinali e la finale dei campionati europei. Venerdì, quindi domani, alle 18 e alle 20.30 su Sky Sport Action, in diretta canale 206 della piattaforma Sky, le due semifinali. Domenica poi alle 18 c'è la finalissima, tutto questo alla Handball Budapest Arena della città magiara. Sempre lì alle 13.30, ecco, sabato c'è una cosa che ci riguarda più, infatti, da vicino, che è il sorteggio della nazionale italiana per i playoff di qualificazione ai campionati mondiali del 2023. Italia che scoprirà la sua avversaria nella doppia sfida che, ricordo, si giocherà poi a metà marzo, nella settimana tra il 14 ed il 20 marzo. E allora non resta che incrociare le dita, ringraziare Gabriele Perrone, che ovviamente attendiamo a Salso Maggiore Terme, insomma, per quello, grazie, che sarà davvero un evento per la pallamano italiana, non soltanto tecnico ma anche da altri punti di vista. Poi, insomma, scoprirete le tante novità nel corso della prossima settimana. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie, ti aspettano, ciao, tantissime telecronache. Altrettanto succederà al Salso Maggiore Terme, il cui programma sarà definito e sarà ufficializzato nei prossimi giorni dal punto di vista proprio del palinsesto televisivo. Grazie a tutti, appuntamento a settimana prossima in diretta da Salso Maggiore Terme. Avremo qualcosa a metà tra una diretta e un punto sulla situazione della pallamano italiana. Arrivederci.